Salve e benvenuti alla prima puntata Telesciacquola. Come già sapete, in questa prima puntata parleremo di estetica e di bellezza. Vi insegneremo a curare il vostro corpo, a scolpire il vostro corpo in palestra, in piscina, a correre, e quindi daremo tanti consigli di come mantenersi in forma. Siamo qui al Beauty Fit Arcobaleno, a Terranuova Bracciolini, per parlare con Luisa della novità del momento, che è lo spinning, che è una nuova attività aerobica che garantisce dei risultati incredibili. Ma sentiamo Luisa che ce ne sa parlare meglio. Allora, è un'attività che abbiamo presentato un anno fa, quindi più o meno sia stata, diciamo, abbastanza vita. A distanza di un anno possiamo dire che, diciamo, la nostra soddisfazione, urlare la nostra soddisfazione, sia per i risultati che per il coinvolgimento, diciamo, di tutto quello che è questo tipo di attività. È così, perché occorre sottolineare che è un'attività che innanzitutto fa bruciare tantissimi grassi, e inoltre ci si diverte, perché tutto è animato da tanta musica e da natura, quindi musica e divertimento, insomma, rende anche allieve anche la fatica, insomma. Sì, appunto, il programma, diciamo, nel Beauty Fit viene effettuato inizialmente un controllo, diciamo, antropometrico corporeo, quindi viene vista la persona nella sua globalità. Sulla base del programma, diciamo, computerizzato che viene fatto con nel primo appuntamento, il cliente ha, diciamo, ha già stabilito il suo trattamento, quindi ecco che consiste nell'attività aerobica, che è quella che fa bruciare i grassi, e nel trattamento associato fisiodermoestetico. Diciamo, l'attività è molto coinvolgente proprio perché viene fatta a poche persone, seguite da un istruttore che comunque ti segue, ti dà stimolo, ti dà carica nei momenti, ti insegna a respirare, che è una cosa essenziale in questa attività, diciamo, quasi mente, il nostro corpo, e quindi ecco, tutto è anche molto, tra parentesi, divertente. Quindi all'inizio di questa attività viene fatto un controllo, un screening, che consiste proprio nella durazione della fatica, delle varie circonferenze, e focalizza i punti dove l'individuo deve perdere grasso, perché noi tutti abbiamo diversi problemi, no? Ogni persona è una persona a sé, quindi come tale va trattata. Quindi ecco, sulla base dello screening viene stabilito tutto quello che è il ciclo di trattamento. Certo. E allora possiamo anche sottolineare il grande successo che sta riscuotendo questo spinning, Luisa? Diciamo, ecco, per noi il movimento, appunto, crediamo che per perdere peso, per tonificarsi, il movimento sia comunque la cosa essenziale per il nostro corpo. Il nostro corpo è nato per muoversi, certo, oltre che per lavorare, per riprodursi, però ecco, diciamo, l'essenziale è muoversi. E quindi ecco, cosa migliore di muoversi nel modo giusto, divertendosi, penso. Abbiamo visto questo modo rivoluzionario di scolpire il proprio corpo, che è lo spinning. E Mara si trova in questo momento alla piscina per farci vedere l'acqua gym, la linea Mara. Grazie Claudia di avermi passato la linea. E per parlare di estetica e bellezza siamo venuti qui in una palestra a intervistare meno che la campionessa Stefania Bucci. Dici un po', te hai dedicato proprio la vita allo sport? Diciamo metà, ancora siamo a metà, ancora non so. Comunque veramente sì, io ora sono 20 anni con una società attiva, anzi 22, tra l'altro, diventata giovanissima, e prima ho fatto le Olimpiadi, ormai tutti lo sapranno, perché sono un'ex olimpione, ampresariana, e lo sport fa bene in tutte e per tutti. Io ora mi dedico a un'attività mia, che è un'attività di ginnastica, che fa bene veramente a tutti i ragazzi. E qualche consiglio per rimanere in forma? Perché vedo che, insomma, è un ottimo, un bellissimo fisico. Sì, dunque, rimanere in forma, allora, la prima cosa fondamentale è l'alimentazione, che noi italiani purtroppo non abbiamo. Abbiamo una mentalità molto sbagliata nell'alimentazione, e oltre all'alimentazione la giusta attività fisica, che va fatta nel modo giusto. Quindi è indispensabile abbinare sia lo sport che una giusta e sana alimentazione. Lo sport non vale niente senza una giusta alimentazione. L'alimentazione è al capo di tutto. Allora, ringraziamo Stefania, e insomma facci vedere cosa fanno queste ragazze. Sono bravissime, girano il corpetto. Un gruppo di bambine, alcune sono già molto avanti, altre invece sono ancora
all'inizio, non proprio all'inizio, ma insomma sono delle piccole agonistiche. Un po' questo ragazzo non affronta lo sport, e se per un divertimento oppure come un sacrificio, bisogna vedere. Allora, tu questo ragazzo, sai quanti è? Sette. Da quanto tempo è che fai questo sport? Due anni. Ti piace? Sì. È divertimento. Sappiamo anche che oltre a fare anche un altro sport, il nuoto, cosa ci puoi dire? Beh, anche il nuoto sicuramente sport completo, e serve moltissimo soprattutto per i bambini che hanno problemi a livello di spina, di sì, crescita, sì. E poi sono due comunque sport... fa bene ogni età, infatti noi abbiamo dato un servizio in piscina e quindi vediamoci il servizio. Istruttrice di Acqua Gym. Ci vuoi dire che cosa consiste Acqua Gym? Perché non tutti lo sanno, sanno globalmente cosa sia, però specificatamente non si sa bene. Allora, l'Acqua Gym è una pratica che nasce in Francia e si è sviluppata in tutta Europa. È una pratica divertente, fatta nell'acqua bassa, c'è la possibilità di farla anche in acqua alta, in modo che il corpo lavori in assenza di gravità. Praticamente la colonna vertebrale non... si lavora in scarico. Ma dici una cosa, lo possono fare tutti? Lo possono fare tutti, bambini, anziani, persone in sovrappeso e persone sedentarie. Cioè, si ha una tonificazione del corpo 12 volte maggiore di un esercizio fatto fuori dall'acqua. Allora, fammi capire un attimo, te facendo acqua gym quanto brucia, quanto ci vuole per ottenere un bell'aspetto fisico? Allora, di una lezione d'acqua gym, si bruciano dalle 3 alle 400 calorie per 50 minuti. Un'attività regolare fatta 3 volte alla settimana. Si ottiene un corpo armonioso abbinata ad una dieta bilanciata. Sì, però chi ha paura dell'acqua, chi non sa nuotare, come può fare acqua gym? Non c'è problemi perché chi non sa nuotare praticamente la fa nell'acqua dove si tocca, praticamente con l'acqua fino alla vita. Allora, avete capito, non ci sono punte controindicazioni, tutti possono fare acqua gym. Sì, è un'ottima disciplina estiva perché viene fatta anche all'aperto con della musica ad alto volume. Perché infatti so che ci sono due tipi di acqua gym. Praticamente l'acqua gym si divide in acqua gym, sono un tipo di esercizi mirati alla tonificazione di un particolare distretti muscolari, e l'acqua aerobica, che è una pratica più divertente con al tempo di musica, quindi ci si può divertire, non è per niente una fatica, tutti possono ballare. Vengono fatti passi di funky, di cia-cia-cia, di boogie-boogie. Quindi uno all'interno può tonificare il corpo, si può divertire, fare lezioni di danza, uno ha la possibilità di fare tutto come in questo sport. Vi consigliamo, per avere un corpo perfetto, in forma, venite in piscina e fate acqua gym, perché è la cosa migliore. Queste le cose che so per mantenersi in forma. Però ora passiamo la linea alla Paola, al Beauty Fit. Vai Paola!